appartiene a una grossa famiglia di cardiopatici. Lui e i suoi fratelli da sempre hanno sofferto di malattie cardiovascolari. Tutti quanti sono ex infartuati. Tino Daniele aveva fatto molti anni fa un quadruplice intervento di bypass aorto coronarico, però queste arterie che erano state utilizzate per il bypass sono progressivamente chiuse. 6 anni fa sono state effettuate delle angioplastiche, cioè delle procedure percutanee attraverso le quali, inserendo un catetrino e un palloncino, le arterie vengono aperte senza dover procedere ad intervento chirurgico convenzionale. Ma in realtà, per la natura di base della cardiopatia di Pino Daniele, per l'ipercolesterolemia, per il diabete, l'ipertensione arteriosa e, come dire, una certa predisposizione familiare a sviluppare patologia coronarica, queste arterie tendevano a chiudersi, quindi in realtà era un soggetto che faceva ricorso spesso a coronarografia e angioplastica. Pino Daniele era ingrassato abbastanza negli ultimi tempi, probabilmente non era più aderente alla terapia medica, ma lui, come ho detto prima, era un soggetto che sapeva perfettamente riconoscere i disturbi cardiovascolari, quindi quando il cuore cominciava a dare delle avvisaglie. E effettivamente lui già da 7-10 giorni aveva avuto una sintomatologia vaga che comunque era in ogni caso riconducibile a una coronaria che stava zoppicando, che era in procinto di chiudersi. Pino Daniele era apparso stanco a Courmayeur, sicuramente freddo, quei meno 10 gradi quanti ne erano, non hanno contribuito, perché il freddo contribuisce a un effetto tipo vasocostrittivo, cioè tende a restringere ulteriormente le arterie. La sintomatologia che era insorta in realtà in primo pomeriggio, dopo pranzo, ma lui l'aveva sottovalutata, aveva parlato col fratello, il quale gli aveva anche detto e consigliato, guarda, vai subito in ospedale. Il problema è che durante il viaggio avrà avuto un'aritmia che ha complicato tutto questo, o una fibrillazione ventricolare o un arresto cardiaco, e tutto questo, come dire, era qualche cosa di abbastanza evitabile. Perché? Perché uno che si mette in macchina dall'Argentario per arrivare fino a Roma, non è vero che arriva in 1:20, ma ci vogliono almeno 2 ore e mezzo minimo, anche correndo dove una grossa Mercedes che anche andando a 200 all'ora sicuramente non arrivi in 1:20, quindi non è vero il tempo che hanno descritto loro intercorso dal momento nel quale lui si è messo in macchina al momento nel quale è arrivato pressoché cadavere alla Sant'Eugenio. E in questi casi, come sempre, si raccomanda a tutti quelli che hanno un disturbo recarsi sempre e immediatamente vicino al nosocomio più vicino. È un ritardo evitabile questo, e purtroppo questa volta ha riguardato una persona che c'è a tutti quanti cara.